Salve amici, questa volta per la rubrica Le interviste di Mayalik sono venuto a trovare il mio creatore, Dino Marsan. Chi era Dino Marsan prima di inventare Mayalik? Beh, diciamo che sono il prodotto genetico dei miei genitori, due persone molto semplici ma sicuramente diverse tra loro. Da mia madre ho ereditato l'umiltà e la sensibilità, mentre da mio padre sicuramente l'orgoglio, il senso pratico delle cose e l'estro. In poche parole, sono un creativo autodidatta. Essere autodidatta è un vantaggio o uno svantaggio? Beh, diciamo che è un po' entrambe le cose, nel senso che uno svantaggio è sicuramente il fatto che uno può avere carenze dal punto di vista tecnico, proprio perché non avendo, diciamo, seguito dei corsi d'arte, in poche parole, di tecnica, sicuramente potrebbe avere delle carenze in quel senso, ma queste possono essere, attraverso, diciamo, un esercizio continuo, possono essere recuperate. Un vantaggio invece è il fatto che l'artista non è stato influenzato dagli studi e quindi da cose accademiche. Perciò è molto più facile che la sua creatività risulti molto più libera dal punto di vista espressivo. Esiste una differenza tra artista e creativo? Direi che non c'è nessuna differenza, anzi, sono due cose complementari che viaggiano parallele, sempre insieme, perché il vero artista è colui che sa essere propositivo, colui che sa dare personalità al proprio lavoro, alla propria arte. Molte volte si confonde una tecnica eccellente con arte, ma questo, secondo il mio punto di vista, non è assolutamente giusto. I riconoscimenti a livello nazionale nel campo editoriale hanno agevolato il tuo percorso professionale? Ma guarda, sinceramente devo dire che non hanno influenzato più di tanto questo mio percorso, chiamiamolo professionale, artistico. In realtà sì, è servito più che altro per andare ad incrementare la lista di cose che io ho fatto, il mio excursus, diciamo, artistico. La cosa importante per me è quella di tentare sempre strade nuove, quindi io sono partito con la pubblicità, poi il fumetto e poi l'illustrazione nel campo della fantascienza e del giallo. Ma poi ho cambiato, dopo un po' di anni, diciamo, ci si stanca anche di fare sempre le stesse cose, e la creatività ha bisogno di essere stimolata attraverso nuovi spunti, nuovi percorsi. Cosa ti ha spinto verso le nuove frontiere dell'arte digitale? Beh, diciamo che ritornando alla domanda precedente, posso dire che l'arte digitale, il mondo digitale, diciamo in senso globale, mi è piaciuto da subito, perché questo appunto è un modo ulteriore per trovare nuovi spunti, nuove strade, nuovi stimoli, perché attraverso questi strumenti ho trovato il modo di esprimere ulteriormente la mia sensibilità artistica, la mia creatività, e quindi attraverso queste tecniche sono entrato in contatto anche con mondi nuovi, non solamente quelli dell'illustrazione, ma anche della post-produzione video, ad esempio, e della fotografia, del ritocco fotografico. È molto affascinante l'idea di poter fondere la realtà con la fantasia. Il tuo contributo artistico e creativo atto a valorizzare la tua città natale, in che modo è stato ricambiato dalle istituzioni? Io mi sono prodigato in diversi modi per cercare di dare lustro alla mia città natale, a Ferrara, ma devo dire che alla fine è stato proprio un lavoro prettamente personale, di sforzo personale, sia
da un punto di vista creativo, ma anche da un punto di vista economico, prima di tutto. Solamente con la grande tenacia e la forza di volontà che mi contraddistingue, sono riuscito poi alla fine ad avere alcuni contributi da parte della Cassa di Risparmio, ad esempio. Purtroppo dal punto di vista del Comune c'è stato un apporto più di sostegno morale, ecco, perché dal punto di vista economico non c'è mai stato nulla da fare. Ci dovrebbe essere più attenzione per coloro che magari non sono personaggi di grandissimo spicco, ma personaggi che in qualche modo, come me, cercano di portare avanti un discorso proprio per valorizzare, diciamo, l'arte, la cultura, le tradizioni della nostra terra. Perché è nato Majalik? Beh, diciamo che Majalik è nato grazie alla collaborazione di un amico che è Alessandro Bersanetti. È stato lui che in qualche modo mi ha spronato a sviluppare un'idea che era nata così casualmente. Majalik è un personaggio che nasce come modo alternativo per portare alla luce le tradizioni, la cultura e l'arte della mia città natale. Io assieme ad Alessandro stiamo cercando di utilizzare questo personaggio, che speriamo risulti simpatico anche ai cittadini ferraresi, perché attraverso, diciamo, le sue avventure egli avrà la possibilità di mettere appunto in risalto le peculiarità delle nostre tradizioni. Al momento stiamo realizzando una prima storia che è ispirata alla tradizione della salama da sugo ferrarese. Infatti, non a caso, il titolo di questa avventura è La salama che uccide. Siamo contenti perché al momento abbiamo un sostegno dal punto di vista della divulgazione, grazie a Davide Bonesi e alla redazione della Nuova Ferrara. Speriamo che questo rapporto possa continuare e possa svilupparsi anche in maniera più ampia e concreta.